sono bellissime iniziative che ci siamo riproposti di attuare come direttivo del comitato Ballate Pinzelli, ma indubbiamente l'esito ci scoraggia un pochettino. Perché la prima iniziativa che abbiamo posto in essere, da giovedì mattina in pratica abbiamo sistemato alcuni giochini per i bambini per divertirsi ancora di più e nel giro di 2 ore in pratica abbiamo trovato tutto smontato. Ora, a chi dare la colpa non lo sappiamo, però insomma, indubbiamente c'è stato qualcuno che ha voluto distruggere quelle cose piccolissime che si riescono a creare. Ma come quartiere, malgrado tutto, non ci scoraggiamo, anche se insomma, come prima occasione demoralizza, ma non ci perdiamo d'animo e ci sono in atto altre iniziative come Comitato Ballate Pinzelli. Che attueremo, rimpiazzeremo gli oggetti danneggiati. Il tempo di trovare altri giochini per i bambini, sollecitando i genitori presenti alla villetta a eventualmente richiamare qualcun altro, perché per noi, oltre agli impegni familiari, ci sono anche questi altri impegni gravosi. In più, come comitato, stiamo cercando di portare avanti altre iniziative per incrementare e cercare di abbellire il quartiere, come per esempio lunedì abbiamo l'intitolazione di una villetta all'inizio di Ferdinando I a Eva Rizza, una bambina deceduta un paio d'anni fa per un male incurabile, e ci sembra doveroso dedicare a lei la villetta gestita dal comitato di quartiere. E niente, cercheremo sempre di andare avanti. Se rompo una batteria, ne metteremo due per invogliare a custodirli maggiormente. E speriamo nel buon senso civico delle persone che frequentano la villetta. Mi amareggia il discorso sapere che giovedì, quando l'abbiamo messa qua a disposizione dei bimbi, all'interno della villa erano presenti una decina di genitori con dei bambini. E alle 12, quando siamo venuti a ricontrollare, già era tutto rotto. Quindi, questo mi fa pensare che non siano vandali di una certa età, ma sono state demolite da bambini presenti nella villetta.